carnaval. Contigo tudo é diversão, e todo mundo é a paixão. É uma notícia sensacional. No carnaval, contigo tudo é diversão, e todo mundo é a paixão. É uma notícia sensacional. Contigo tudo é diversão, e todo mundo é a paixão. É uma notícia sensacional. No carnaval, contigo tudo é diversão, e todo mundo é a paixão. É uma notícia sensacional. Croce sull'Arno è importante per l'industria conciaria, ma è importante anche per il suo carnevale d'autore. Questa edizione 2013 risulterà molto importante per quanto riguarda l'esibizione di tutti i gruppi carnevaleschi. Ecco quali sono stati i temi di quest'anno delle sfilate del carnevale d'autore Santa Crocese 2013. Il cantante del primo gruppo è il nuovo astro e il titolo è Se un Tahiti te è un Tahiti a nessuno. Yeah.
Pasqua. L'applauso! Thank you.
fidanzata e della caffettiera. No, là ci sono caffettiera, bollitore e poi il riciclatissimo Spremi Agrumi. La caffettiera è pazzesca. Il bollitore anche, ma molto di più, devo dire che la maschera riciclata e lo Spremi Agrumi meraviglioso. E segue subito dopo la maschera in pelle. Passa tutto in pelle. Lo farei anch'io il passa tutto in pelle a casa.
chiara che illumina di colore il nostro carnevale, dando vita a raggi splendenti che si intrecciano nei coloratissimi vestiti della nuova luna. Applauso! Ti vado a casa con le mani spellate, ve lo dico. Ha detto domani, la prossima volta.
quello che la mela va in bocca e la carota fate voi. A libera scelta. Può essere un orecchio, dove vuoi. La porchetta, adoro. Porchetta fai ciò con la manina. Dove la carota? Il gruppo degli spensierati. Ah, c'è anche la macchina d'ordinanza davanti. Con la macchina presidenziale, adoro. Thank you.
azzeccata, bravissima. Vale di Treino!
tutto fa brodo. Carnevale Santa Crocese 2013, manca pochissimo per capire chi vincerà questa edizione, ma come potete vedere qui è sempre fiesta. Anche il dottor Angelo Scaduto, presidente della Proloco locale, come sempre una grande manifestazione. Quest'anno devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, il lavoro fatto dai quattro gruppi e dal comitato del carnevale è stato veramente una cosa eccezionale. Non è facile di questi tempi riuscire a mettere su una festa e soprattutto far pagare un biglietto alle persone. Devo dire che il successo di pubblico che abbiamo avuto in queste tre giornate è stato veramente il miglior risultato. In ogni caso il carnevale di quest'anno è stato un buon carnevale, molto difficile stabilire chi ha vinto, speriamo che come sempre vinca il migliore. Presidente, quali sono le prossime iniziative della tua Proloco? Le prossime iniziative a breve scadenza avremo un concerto in conceria di jazz e poi dopo avremo un concerto di tango a teatro in favore dell'associazione Noi per Voi del Maier e poi dopo ancora a settembre avremo il concerto del 13 sera che quest'anno sarà dedicato alla lirica.
e niente, poi dopo ancora la 22esima sagra della festa dell'amaretto. Voglio ringraziare come al solito, sono parole di circostanza, però vanno dette grazie al comune di Santa Croce che ci ha messo a disposizione, no, un cipolle? Ha messo a sua disposizione quello che ha potuto di personale e quindi grazie veramente. Soltanto pochissime parole perché so che l'attesa è spasmodica in questo momento. Sicuramente. Grazie a voi, grazie al Comitato del Carnevale, grazie ai gruppi. Queste belle tre giornate, splendide anche per la stagione come l'è stata oggi, ci hanno dimostrato quanto sia bello il nostro Carnevale. Grazie davvero. Io l'augurio che faccio è quello di continuare su questa strada. Quest'anno devo dire che il Carnevale ha rappresentato quattro mascherate eccellenti, tutte e quattro. Grazie davvero e al prossimo Carnevale. Poi nuovo astro, certo, allora. Ci sono sì per commossa, mi sarete già commossa, poi ancora la lupa commossa, la favola dispensierati, mi ha rappresentato, c'è la parola, quindi tanta Carnevale di domani, il ricordo di Daniela Peschiera, nome della nuova luna. Adesso la maschera ecologica, Paolo, giusto? Un applauso a Paolo, che viene della Geofor, Elisa Verdeni, consegna Prima Rosa, applauso. Allora, la maschera caratteristica parla Luzio Gozzini. La porchetta è su.
siccome Lucio era un grande sportivo per la Coiovelli, e devo dire che anche mio papà si conoscevano con Lucio, Mauro Pertici, allora dedico questo premio a loro due perché erano anche un simbolo della sportività di Sant'Agostino. Regina Miami ha intrattenuto per questi corsi mascherati tantissimo pubblico, che fatica! Immane, veramente no, immane, perché comunque, vabbè, è la prima volta che faccio questa cosa ed è veramente emozionante. Vabbè, io ho fatto anche dei concorsi, ho presentato, quindi capisco l'emozione, il nervosismo, però è proprio bello. È una gara vera questa, hai visto? E poi bellissimi vestiti qui a Santa Croce. Meravigliosi, cioè meravigliosi. Io ho fatto delle cose con Carnevale di Viareggio e stare qua con loro è stato pazzesco. Grazie. E ora fiesta. E ora nanna, vado a nanna. Ho dormito 2 ore stanotte perché ho lavorato ieri sera, sono qua da mezzogiorno, quindi ho dormito veramente 2 ore. Ora vado a nanna. Loro faranno festa e se lo meritano. E comunque secondo me Santa Croce è proprio bella, un paese veramente pazzesco, andrebbe più incentivato e più motivato, però è proprio veramente bello, le maschere sono pazzesche, poi le maschere in pelle, ma chi l'ha mai vista una maschera in pelle? È così. È premiata poi? No, cioè a Viareggio premiano la carta pesta, la carta, il papier-mâché. E invece qui viene fatta la maschera in pelle, è un'eccellenza mondiale, e quindi è proprio giusto che sia così, fantastico, adoro, fantastico. Ciao, grazie. Anche questa
edizione 2013. Chiaramente siamo con il primo cittadino, Osvaldo Sciaponi, che tra l'altro oggi è anche il tuo compleanno. Tanti auguri. Sì, grazie, grazie degli auguri. Comunque oggi sono contento, soprattutto perché si è chiusa una bella edizione del Carnevale Santa Crocese. Un'edizione che ha visto un ritorno alle origini, direi, dell'essenza, dello spirito del nostro carnevale, che è quello dei costumi preziosi, dei grandi ricami, delle innovazioni. E quest'anno davvero i quattro gruppi si sono superati. Un bel carnevale, favorito anche dalla bella stagione che ha fatto affluire qui a Santa Croce, in questa piazza, migliaia di persone. Un successo. L'augurio è che anche in un periodo di crisi che purtroppo stiamo vivendo, Carnevale è stato un momento di, così direi, di distrazione dalle fatiche quotidiane, perché è giusto anche trovare momenti in cui ci si possa divertire per poi rientrare nelle nostre normali attività con più lena e con più fiducia. Sappiamo che Santa Croce è il centro dell'eccellenza mondiale della pelle, l'ha riconosciuto anche Regina Miami, che ha detto: mai avrei pensato una maschera in pelle. Santa Croce non smette mai di meravigliare. Non poteva non esserci la maschera in pelle a Santa Croce, ma ormai sono tanti anni e non ce n'è una sola, ce ne sono tante, tant'è vero che c'è una competizione per assegnare il premio alla maschera in pelle più bella, che è sempre difficile assegnare perché la qualità è sempre molto alta. E facciamo promozione del territorio anche tramite il carnevale, e quindi il carnevale promuove la pelle e la pelle promuove il carnevale. E siamo appunto con il gruppo vincitore di questa bellissima edizione, Diana Dell'Unto, il presidente del gruppo. Sì. Vedo, insomma, ti vedo commossa. Sì. Sono commossa, sì, perché è il primo anno che eravamo senza il nostro presidente, Luzio, l'avete capito, la targa era a suo nome, e vabbè, è una vittoria che dedichiamo a lui. Però ve lo siete meritata, al di là di questo abbiamo visto grande entusiasmo e anche tanti altri hanno riconosciuto questa importante vittoria. Sì, sì, è vero, ce lo siamo meritato. Ed è con noi anche Piero Conservi, che è il presidente onorario, perché sei stato tanti anni presidente di questo gruppo. Quindi cosa ci vuoi dire? Cioè, è un'edizione importantissima del Carnevale di Santa Croce, visto anche momenti non facili dell'economia locale, quindi le difficoltà si risentono anche in queste manifestazioni, come in quelle sportive, qualsiasi altra situazione che vede Santa Croce protagonista. È una vittoria importante per quanto riguarda il gruppo della Nuova Luna. È vero, come diceva Deanna, di quella mancanza che è avvenuta quest'anno di Luzio. Bravi. La commozione fa parte anche della nostra diretta, quindi un caro saluto a Luzio, anch'io l'ho conosciuto e che stavo qua in via Roma, quindi una grande persona, merita tutto il nostro applauso vero e soprattutto di grande prospettiva per quanto ci ha lasciato. Ciao Luzio, tutto dedicato a te.